Un saluto a tutti, cari amici di YouTube. Adesso devo parlare di uno dei tanti misteri di epoca contemporanea, la Statua della Libertà. Avevo visto principalmente un video di Sarenka 23 che aveva citato di questo monumento, facendo l'allegoria alla dea Atena, alla dea Iside, ma poi ho scoperto che si riferiva a un'altra dea e regina mitologica Semiramide, che poi era la moglie del re Nino, che prima era sposata con un generale che poi, da quando il re Nino ha detto che voleva prenderla in moglie, questo generale si era suicidato e si erano sposati, che poi lui fondò Ninive dal nome Nino. La regina Semiramide è vista come una persona alquanto lussuriosa, siccome subito dopo si sposò anche con suo figlio, facendo incesto, ebbe parecchi amanti. Che poi c'è anche un'allegoria tra la dea Semiramide e la dea egizia Iside, molto amata dai massoni. Adesso vi devo parlare principalmente della Statua della Libertà, che era stata progettata, idealizzata nel 1865 da un noto politico massone filantropo, Edouard René Laferrière de Baille, che durante la sua conferenza era presente anche un altro massone, uno scultore nonché amico di questa persona che ho citato prima, un certo Friedrich August Bartholdi, che assieme a un altro scultore e massone imprenditore, Gustave Alexandre Eiffel, avevano costruito in Francia questa statua, ispirandosi principalmente al Colosso di Rodi. Come ben vediamo, il Colosso di Rodi, che rappresenta poi il dio Helios, il dio sole, simboleggia per i massoni un grande culto, simboleggia la conoscenza. Poi ha in mano questa in mano una torcia, tenendo il braccio destro alzato, che poi ricorda quasi Prometeo quando diede il fuoco della conoscenza del bene e del male, rubandola agli dei, soprattutto a Zeus, e dandogliela agli uomini, perché è dispiaciuto che erano gli animali più deboli della creazione. Dandogli la conoscenza del bene e del male, li ha fatti diventare esseri superiori. Questa è un'allegoria anche all'angelo decaduto Lucifero, che diede il frutto della conoscenza del bene e del male ad Adamo e Eva, facendogli notare qual è il vero bene e qual è il vero male, facendo indignare Dio, cacciandoli dal paradiso terrestre, e a Lucifero l'ha fatto sprofondare nell'inferno, che poi è prigioniero e anche il padrone dell'inferno. Adesso vi devo dire che la Statua della Libertà, la parte esterna costruita da Friedrich August Bartholdi è in acciaio, e la parte interna costruita da Gustave Eiffel è con 300 fogli di rame, che poi hanno dovuto smontarla e portarla in vari pezzi,
Ah, New York City. Tiene nel braccio sinistro piegato un libro con una data. C'è scritto 4 luglio 1776 in numeri romani, che rappresenta la data di indipendenza dopo la guerra di secessione, quando fuggirono da Napoleone III, ma si dice anche che quando scapparono gli ebrei dalla Russia durante il periodo dello zar Alessandro II, che poi morì, e gli ebrei e oltre agli ebrei pure altre persone che scapparono dalla Russia andando in America cercando un'altra vita, un lavoro e una dignità. Così anche i francesi, quando scapparono, e gli inglesi, quando scapparono dalla loro terra di origine per cambiare vita andando nella costa orientale degli Stati Uniti, principalmente a New York. La statua rappresenta un'immagine femminile, infatti devo dire che l'ingegnere Bartholdi si era ispirato a sua madre Charlotte, però noi vediamo che la statua indossa una toga che scende fino a terra e sappiamo che la toga è un simbolo di potere. Oltre che per i giudici, gli avvocati e i magistrati, anche per i consoli romani. Eppure quelli che comandavano a Roma, i deputati e i senatori romani indossavano una toga. La toga è simbolo di potere. Essa calpesta una catena spezzata, simbolo di schiavitù che deve essere eliminata. Il braccio destro è completamente alzato e con una torcia in mano, di cui già vi ho fatto l'allegoria con Lucifero e con Prometeo, ma adesso faremo altre allegorie. C'è da dire che vicino sulla facciata principale del Duomo di Milano c'è una statua che somiglia molto a questo monumento. Infatti si dice che si ispirarono alla legge nuova di Camillo Pacetti. Un altro massone, scultore, ingegnere di origine romana, ma naturalizzato milanese. Che come ben vediamo, la legge nuova somiglia molto alla Statua della Libertà. Altre statue, ad esempio la Libertà della Poesia di Pio Fedi, che si trova a Firenze di Giovan Battista, quella era su un monumento funebre di Giovan Battista Nicolini. Vediamo benissimo che la libertà della poesia è molto simile alla Statua della Libertà, così come la legge nuova di Camillo Pacetti ed anche la libertà che guida il popolo di Eugène Delacroix. Come ben vediamo, questo affresco, questo dipinto che si trova nel Louvre, rappresenta una donna seminuda con il seno scoperto e il braccio destro nudo che ha in mano una torcia. Allegorie sempre con la Statua della Libertà. Solo coincidenza può darsi. Ovviamente
Si vede che questa libertà vuole difendere il popolo francese dalla dittatura. Infatti, sappiamo dalla monarchia, come ben sappiamo, i massoni sono stati quelli che hanno sempre gestito e cambiato le sorti del mondo. Loro, essendo molto furbi, la verità ce la sbattono in faccia, ma senza raccontarcela. Tutti conoscono questi monumenti, soprattutto la Statua della Libertà è conosciutissima, ma nessuno conosce i veri segreti di questo monumento. Ha delle allegorie massoniche. Pure lo stesso Maximilien de Robespierre, rivoluzionario francese, ispirandosi a Voltaire e a Rousseau, iniziò a fare il culto della ragione e del potere estremo, un culto che si opponeva al cristianesimo perché lo considerava una religione superstiziosa, ma siccome c'era tolleranza religiosa, lo tollerava, lo faceva stare, non lo ha eliminato. Sappiamo che Maximilien de Robespierre ha fatto uccidere parecchie persone. Era sì un rivoluzionario, era sì un intellettuale, tutto lui, però è stato anche un genocida, potremmo dire, una delle persone più spietate della storia. E anche lui era un massone. Ben sappiamo che questa statua era il regalo che i francesi fecero agli americani. E sappiamo che si trovano delle copie, una a Las Vegas e l'altra a Parigi. L'indipendenza degli americani dall'Inghilterra e dalla Francia c'è stata nel 1776. Il vero nome è la libertà che illumina il mondo. In inglese, liberty Only glittering the world. In francese, la liberté éclairant le monde. C'è da ricordare che la Statua della Libertà ha in testa una corona. Questa corona ha 7 punte. Che queste 7 punte rappresentano i 7 mari e i 7 continenti. Anche l'Antartide lo è. E quindi vuole dire che la libertà deve esserci ovunque. E tiene anche 25 finestre che rappresentano dei diademi. Ovviamente questi numeri non sono a caso. I massoni, ogni numero ha sempre un significato ben preciso. Prima ho detto che l'allegoria era alla dea Semiramide, alla regina Semiramide, sposa del re Nino che ha fondato Ninive, che anche Dante Alighieri la considera una prostituta, la considera una lussuriosa. Non so se l'ho detto prima, che gli afroamericani lo vedono come un sarcasmo, la deridono perché vedono che doveva essere un simbolo di uguaglianza, fraternità e libertà, ovvero di esserci libertà di parola, di culto, di stampa, ma loro
non lo vedono perché non lo provano con i loro occhi e quindi lo vedono come qualcosa di sarcastica. Bene amici, prendete tutto quello che vi ho detto a pari di teoria o favola moderna. Non so se ho detto proprio tutto riguardo a questo monumento molto famoso di simbolo massonico. Anche un piede alzato che rappresenta il voler andare verso il futuro, verso avanti. Bene amici, con questo è tutto, un abbraccio immenso dal Gran Mitico.